Buongiorno ragazzi, sono il Prof. Lucini e vi presenterò il corso di architettura del triennio. Nel video precedente vi abbiamo parlato di quello che è il percorso propedeutico nel biennio per portarci al passaggio alla classe terza. Ora, il mio campo è quello dell'architettura. E il nostro corso è appunto architettura. Abbiamo una parte teorica e una parte pratica. Cos'è l'architettura? L'architettura è tutto quello che ci sta intorno. L'architettura è complessità. L'architettura è l'aria che respiriamo, diceva un architetto che si chiamava Ignazio Gardella. Partiamo da una sedia, da un oggetto. La sedia sta dentro una stanza. Tante stanze compongono un appartamento. Tanti appartamenti compongono o una casa, una villa o un palazzo. Tutti questi elementi messi insieme possono comporre un quartiere e da quello la città. E tutte quelle arterie che collegano questi elementi e le mettono in comunicazione. Oltre a questi, gli spazi pubblici. L'architettura, ripeto, è la complessità e noi la studieremo. Cosa faremo? Il primo passaggio sarà guardare, vedere, osservare, allenarci. Ad tirar fuori quella che è la curiosità, quindi il saper vedere un dettaglio, il guardare qualcosa con un occhio diverso, prendere un oggetto, girarci intorno, analizzarlo in maniera diversa. Architettura non è soltanto progettare una casa, una bella villa, un appartamento, è proprio questo, è la modalità con cui noi guardiamo le cose. Quindi nel nostro lavoro e in quello che faremo assieme non sarà soltanto il progettare una stanza o capire come si costruisce una scala, un solaio, un muro, ma sarà appunto osservare, guardare attentamente, mettere insieme tutti questi aspetti. Come lo faremo? Dopo aver osservato, dovremo misurare, dobbiamo capire quali sono le nostre dimensioni, le dimensioni degli oggetti per poter poi progettarli adeguatamente. Dovremo quindi prendere le misure. Una volta prese le misure, dovremo rappresentare. Come rappresenteremo? Rappresenteremo a mano libera. Avremo assunto quelle che sono le regole della prospettiva e della sonometria in maniera tale per cui potremo disegnare liberamente a mano libera. Questo è il primo passaggio. Noi, quando abbiamo un'idea, dobbiamo tradurlo in un concept. Cos'è l'idea forte del nostro progetto? E gli va resa su carta, liberamente. Il passaggio successivo è una restituzione grafica. Come faremo la restituzione grafica in due dimensioni e in tre dimensioni? A mano libera, come sappiamo fare. Quindi, secondo le regole del 2D e del 3D, rappresenteremo il nostro progetto. A fianco a questo, col tempo useremo anche del software di rappresentazione grafica, sempre in due dimensioni o in tre dimensioni, che siano AutoCAD, ARCHICAD, SketchUp, lo vedremo. Però avremo degli strumenti software che ci aiuteranno in una seconda fase alla rappresentazione del nostro progetto. La rappresentazione è la composizione, quindi prima di arrivare a pensare a come restituire graficamente, noi dovremo lavorare tanto su come comporre questi spazi, su come elaborare anche questi oggetti, quindi dare senso a quello spazio. Come mettiamo insieme le stanze? Perché si percorre un determinato spazio in un modo e non in un altro? Cosa voglio far vedere quando progetto un qualcosa? Ecco che il segno che noi facciamo sulla carta diventa il nostro progetto e poi diventa la realtà. Quindi noi facciamo degli spazi che vengono percorsi, degli spazi che vengono vissuti. Oltre a questo, dovremo capire un'altra cosa. Questi spazi sono costituiti da materiali. Che materiali vengono usati e perché vengono usati? Ogni materiale ha una sensazione diversa al tatto, il colore ha un significato ben preciso. Dovremo mettere insieme tutti questi elementi, progettare uno spazio, utilizzare delle regole di composizione che lasciano libero spazio alla vostra creatività, a quello che è il vostro sogno che ci sarà in quel progetto. Ogni progetto sarà un qualcosa di speciale e di unico e sarà soltanto vostro. Seguiamo delle regole, come comporre gli spazi. Noi daremo degli indizi, quindi noi vi daremo delle suggestioni e poi sarà vostro compito tirar fuori quello che è il vostro progetto, perché quella la vostra idea è
che noi vogliamo vedere realizzata su CAE. A fianco allo studio dei materiali e degli spazi, affiancheremo lo studio dei maestri dell'architettura. Quindi, la parte più teorica di studio di storia dell'architettura ci aiuterà a capire quello che hanno fatto i maestri della storia dell'architettura. I maestri degli inizi del secolo, del 1900, ma anche quelli che sono ancora in vita, i grandi architetti e i grandi professionisti, che possono farci accendere delle lampadine da cui possiamo prendere spunto. Questo, lo affiancheremo, come ho già detto, allo studio dei materiali, avremo un pizzico di tecnologia, e ci metteremo anche quello che è la sostenibilità ambientale. È un tema a me molto caro, quindi perché usiamo determinati materiali, quanto questi materiali impattano nell'ambiente. Ogni segno che facciamo su carta, l'architettura lo traduce in qualcosa. Tutto questo nel quadro di quello che si dice dell'architettura, che è la restituzione della bellezza e il diritto alla bellezza. Ci vediamo al laboratorio. A presto.